What's up, sfigati? Guardate qui e disperatevi, Van Halen al Centrum, terza fila! Portaci Jolene, dicono che ha dei capezzoloni. Ma sono Ivan Cazzuti Halen, bello, non scherziamo! E poi, le ragazze non mi interessano più. Anche tu? Anch'io mi sono dato ai maschi, sai? No, non intendevo quello. Io vado a donne. Ho due biglietti per Ivan Halen nel weekend. A che ora posso a prenderti? Sono la signorina McGarrigle, Donny. E grazie tante, ma sono la tua insegnante, non la tua fidanzata. Signorina McGarrigle, chi ha parlato di fidanzamenti? Cominciamo con un'avventura estiva, un paio di smanettate, senza impegno. La prego, non mi vada subito in fissa. Ti costerà un mese di punizione. Che cosa vuol dire smanettata? Non so che vuol dire, ma ne vorrei una anch'io. Posso andare al bagno? No, non si parla in punizione, signor Berger. Ok, mi dispiace. Prometto di non farlo più. Sei un mare di guai, Donny. Aspetti. Non vorrà dirlo a mio padre, vero? Mi farà il culo, è fuori di testa. Comunque, cosa cercavi di fare? Impressionare gli amici? Beh, sa, lei è... Hai una cottarella per me? No. No? Quindi... Tu non vuoi avermi? No, sì, non so più cosa devo rispondere. Hai una gomma in bocca, Donny. È tutto l'anno che ti osservo, Donny. Quando hai segnato il punto vincente contro la Fairfield e saltavi su e giù con quei pantaloncini risicati, sudando come un vasetto di melanzane sotto il sole. Oddio, eri così sexy. Questo sta succedendo davvero? Sì, sta succedendo. Succederà adesso, nel mio ufficio. Ok, alla grande. Allora, io ci sto. E lei come vuole farlo? Perché ho già fatto sesso in tanti modi. Vuole andare direttamente di mano, aspirarlo, prendermi da dietro. Ti insegno io. Sono vergine! Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio! Well, the kid is into losing sleep, and he don't come home for half a week. You know, it's more than just an aggravation. In the credo! Pace e lode, stasera mi siedo sulla tua faccia. Ehi, Donny, quanto hai preso? E se sarò eletto rappresentante degli studenti, prometto che... Stai diventando così bravo! Che farò del mio meglio per abbassare i prezzi nei negozi della scuola e... Tutta questa pratica sta dando i suoi frutti! Oh! Mi suona bene. Timmy, fermo, aspetta un attimo. Calmatevi!
basta! Capisco che tanti pensano che questo giovane imberbe in realtà non è una vittima, ma qualcuno che sta vivendo il sogno proibito di qualunque adolescente. Non c'è dubbio. Ma questo è un grave reato. Mary Beth McGarrickle, si alzi per la sentenza. Dio, enorme. Il fatto che questa relazione abbia prodotto una gravidanza e che lei non mostri il minimo rimorso, dicendo nelle sue parole: io mi fotterei quello stallone altre mille volte. Lui mi fa sentire come se un arcobaleno mi spuntasse dalla passera. Non mi lascia altra scelta che comminarle il massimo della pena. 30 anni nel penitenziario femminile del Massachusetts. E in aggiunta a questo, la corte affida la custodia del nascituro al padre di Donald Berger. Coglione! Finché Donald compirà 18 anni, momento in cui ne assumerà la piena custodia. Abbi cura del bambino, Danny! Signorina McGarrickle, non smetterò mai di amarla! Cazzo, che gabbia di matti!